Mister, settimana di fuoco per l'Arezzo dopo il Fiesole Caldini, c'è la Coppa domani e sabato l'anticipo di campionato. Come si affronta una settimana di questo tipo? Ma con molta serenità, lavorando in modo mirato, cercando di cambiare il più possibile nelle tre partite in modo che tutti quanti siano freschi il più possibile. Domani ovviamente ampio turnover per dare spazio a quella squadra che è arrivata a questo punto della Coppa. Sì, noi siamo a questo punto della Coppa perché magari la partita prima, quella prima ancora, ha giocato gente che ha giocato un po' di meno. E se siamo a questo punto vuol dire che ho gente valida, gente in cui io credo molto in questo gruppo, in tutti quanti. Quindi valuterò bene un po' tutto, però credo che ci saranno dei cambiamenti della formazione di domenica, come è giusto che sia. Ecco, ci sono ovviamente tre non convocati, tra cui Cubillos. Cubillos è ormai poverino, è infortunato a lungo, però so che sta lavorando, è sempre in contatto con me. Mi fa piacere, il primo che mi chiama la domenica, quindi quando abbiamo vinto è il primo che è contento. Lo aspettiamo a braccia aperte. Mincarelli come sta? Molto meglio, sta partecipando a una parte dell'allenamento con la squadra. Dobbiamo essere cauti perché lui ha avuto una ricaduta, quindi con calma lo riporteremo ad essere il vero Mincarelli che a noi serve. Rubechini non è ancora pronto? Rubechini non stava bene settimana scorsa dopo quello che era successo a Civita, lui ha stretto i denti per essere della partita domenica scorsa ma non ho rischiato neanche il secondo tempo. E ieri in allenamento ha riaccusato di nuovo dolore, è abbastanza importante, quindi non sarà della partita di domani. Ecco, invece dall'Umbria in televisione hanno parlato di un possibile cambio di Invernizzi e ha chiarito subito come stanno le cose in questa conferenza stampa. Sì, Invernizzi è un mio giocatore e rimarrà un mio giocatore, questo è poco ma sicuro. E lui è contento di stare qui. Ha sposato questo progetto e sarà un'arma sicuramente importante per il nostro campionato. Le altre cose sono un po' aria fritta, io non sapevo nulla, non so nulla, io so che Invernizzi è un mio centravanti, questo è importante. Guardiamo un attimo al prossimo avversario, guardo Casa Castalda, in queste ore sta cambiando l'allenatore, forse domani ci sarà quello nuovo, anche se ancora non è ufficializzato, insomma una squadra in forte difficoltà in questo momento. Ma tanto in difficoltà non credo, perché le ultime due partite ha fatto 4 punti, una vittoria fuori e un pareggio in casa col Foligno che stava vincendo, quindi credo che sia ripresa. Dopo la gestione delle zone dell'allenatore, essendo al di fuori non posso parlare. So che la squadra era legata all'allenatore e questo mi fa piacere perché ritengo che al di là che sia un ottimo allenatore, era una persona veramente squisita, straordinaria, quindi mi fa piacere se i giocatori li volessero bene. E domani ancora sarà a casa la strada di Francioni e credo che se posso dare qualcosa in più per lui lo faranno ed è giusto che sia così.